Benvenuti a tutti. Oggi abbiamo la presentazione del master di secondo livello in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia. Abbiamo qui presente il direttore del master, la dottoressa Fernandez, e il coordinatore didattico, la dottoressa Bernardini. Lascerei la parola alla dottoressa Bernardini, che così almeno vi dà il benvenuto e tutte le indicazioni del caso. Grazie, Lucia. Grazie a voi, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e bentrovati. E mi presento brevemente, mi chiamo appunto Lucia Bernardini, sono una psicologa, sono psicologa e psicoterapeuta e sono coordinatrice di questo master da diversi anni ormai. Questo è un master storico organizzato dal Consorzio Humanitas che insomma, negli anni, grazie anche al contributo delle varie direzioni, ha avuto la possibilità di aggiornarsi, di rinnovarsi nei suoi piani didattici e negli insegnamenti, grazie anche a numerosissimi e validissimi relatori che operano nei vari contesti emergenziali di tutta Italia. Quindi ci tengo molto a presentare questo master che appunto dirigo con passione da un po' e sono qui a disposizione naturalmente per poi addentrarci insieme rispetto al piano didattico e quindi alle varie aree che saranno appunto trattate nel corso di questo anno. E intanto vorrei prima di tutto lasciare la parola alla direttrice, la dottoressa Fernandez, presidente MDR Italia, direttrice del Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, che ringrazio davvero per la sua presenza oggi. Ben arrivati a tutti e benvenuti a questo primo incontro di presentazione. È molto importante questo nuovo campo della psicologia, il campo della psicotraumatologia, che non è così nuovo, ma che ha avuto moltissimi sviluppi negli ultimi decenni, e poi il campo dell'emergenza, che possiamo dire che è nuovo, anche se in Italia negli ultimi 20 anni è stato molto, molto sviluppato. È nato questo campo di applicazione nel 2000-2002, più o meno in quegli anni, con i primi interventi di supporto psicologico, interventi massicci e collettivi su tutta una popolazione, per esempio popolazioni che avevano vissuto eventi molto traumatici che avevano colpito tutta una comunità, per esempio i terremoti. Il terremoto di San Giuliano è stato in Italia uno dei grandissimi eventi dove la parte del supporto psicologico ha avuto un ruolo fondamentale. E da lì ci sono stati tanti altri sviluppi, ormai viene utilizzato in tantissime situazioni, non solo di disastri naturali, ma sappiamo di incidenti, piuttosto che adesso nella pandemia è stato molto. Il supporto psicologico è stato fondamentale, adesso con i profughi ucraini e così via. Quindi in realtà il campo della psicologia dell'emergenza si sta accompagnando un po' tutte le esperienze dove ci sono delle situazioni da stress estremo che possono colpire non solo il singolo, una famiglia, un gruppo, come una scuola, per esempio, una classe, ma anche tutta una comunità. Quindi nel frattempo c'è stata moltissima ricerca, molte pubblicazioni. Quindi in questo master abbiamo messo insieme quello che sono le ultime innovazioni, tutte le esperienze e anche tutte le possibili applicazioni. Quindi vedrete che avrete degli strumenti molto flessibili dove potete
ovviamente applicarli in varie situazioni. Nell'emergenza vuol dire lavorare in fase acuta, uno degli obiettivi è quello di dare sollievo, ma soprattutto da quello che dice la ricerca e un po' la letteratura internazionale, se si interviene in quel momento si sta facendo molta prevenzione per disturbi o situazioni che possono esserci o conseguenze a lungo termine. Quindi si tratta anche di interventi che fanno risparmiare poi in termini di servizi, di farmaci e anche di sofferenza cronica. Quindi prima a volte interveniamo, meglio è. Vi daremo un pochino tutti gli strumenti e le risorse per intervenire e per fare appunto prevenzione, oltre ad avere subito magari dei risultati. Quindi il fatto di avere tutto un master improntato su questo ed essere appunto un master universitario, questo dà un valore aggiunto a tutto quello che è stato fatto e quello che viene fatto in questo campo. Quindi volevo condividere con voi soprattutto tutte queste caratteristiche in modo molto breve di quello che verrà poi sviluppato e approfondito durante il master. Per curare, per rafforzare la resilienza, per anche ridurre la sofferenza nelle varie fasi della traumatizzazione. Quindi io mi fermerei qui. Grazie, Isabella. Lo spazio di nuovo a Lucia. Sì, grazie. Io vorrei aggiungere a quello che stai dicendo anche secondo me un punto, un valore aggiunto di questa annualità che ci volgiamo oggi a presentare, perché stiamo tornando anche in una situazione forse anche meno emergenziale da un punto di vista didattico. Ci sono stati, insomma, sappiamo tutti, anni complicati, complessi per la formazione, e quindi questo che era un master che storicamente vedeva la presenza anche del, appunto, degli allievi in quella che un tempo fa, insomma negli anni precedenti, era proprio una settimana intensiva in cui appunto noi convocavamo un po' tutti gli allievi e insieme il gruppo, l'aula partecipava e sperimentava tecniche. Questo non si è fatto per ovvi motivi per un paio di anni, quindi quest'anno riprendiamo il modello, diciamo, del master un po' più storico e classico. E quindi, come avrete magari avuto modo anche di guardare, insomma, dal calendario didattico, voglio entrare subito nel merito, no, di questo calendario, e quindi se ci sono naturalmente domande, riflessioni, sono qui appositamente, no, per chiarire dei punti. Comunque il calendario proprio sarà suddiviso, diciamo, in dei moduli nei weekend, venerdì, del sabato e della domenica, in modalità sincrona, comunque in FAD. Però poi ci sarà quella settimana che noi adesso riprenderemo appunto a calendarizzare, in cui ci troveremo tutti insieme e in cui avrete modo proprio di sperimentare gli strumenti e le tecniche di cui parlava la direttrice, che insomma per uno psicologo dell'emergenza, per chi si forma nell'emergenza, è necessario in qualche modo, no, integrare ad una conoscenza teorica anche la conoscenza chiaramente anche pratica ed esperienziale. Questo è sempre un valore aggiunto per chi naturalmente si forma in questo ambito, no? Non possiamo immaginare che soltanto la teoria sia, diciamo, da in qualche modo prendere in considerazione, e per teoria intendo tutta la psicologia dell'emergenza e la clinica del trauma, perché poi in questo master faremo molto rispetto anche alla clinica del trauma e quindi alla psicotraumatologia. E poi ci sarà appunto questa settimana dove appunto ci confronteremo in presenza, e vi confronterete, appunto se ci sarete, con alcuni docenti in particolare che appunto verranno in aula e vi proporranno quindi delle simulate, quindi avremo modo tutti di in qualche modo sperimentare. Gli altri weekend che invece vedete calendarizzati
appunto sul sito, e sono appunto weekend in cui invece partecipiamo a distanza, in modalità sincrona, quindi in diretta. Ci sarà qualche asincrona che verrà posizionata, ma sono davvero molto poche. E la sincrona perché abbiamo scelto la modalità diretta, perché scegliamo di confrontarci direttamente con il docente. Dovete considerare che tutti i docenti del master sono docenti che lavorano nell'emergenza. Ok? Quindi sono persone che vi portano la loro esperienza e il confronto, naturalmente, no? È importante, insomma, avere un'immediatezza nella parte, appunto, che proprio è parte integrante del nostro master, ovvero le lezioni, la didattica. Poi c'è tutta un'altra area che invece è dedicata alla stesura di project work, che sono dei lavori su dei casi che verranno assegnati da alcuni docenti. Generalmente io sono fra questi, e appunto che prevedono poi che ci sia un lavoro invece a casa dell'allievo insieme ad altri allievi, e con delle scadenze prefissate. Quindi il project work ci consente, diciamo, di adattarci poi, no, pienamente rispetto alle nostre necessità anche professionali e lavorative. Quindi si tratta invece di discutere il project work con delle giornate che poi verranno stabilite e concordate con i referenti dei project. Però in generale, quando parliamo appunto di lezione, la preferenza è quella di utilizzare la sincrona, quindi la modalità in diretta, per darvi la possibilità di confronto proprio immediato. Certo è che qualora non ci sia la possibilità di partecipare ad una diretta per motivi personali, dovete considerare che le registrazioni ci saranno comunque nella piattaforma, e quindi l'allievo potrà recuperare autonomamente la registrata, insomma, e quindi visionarla. Questo sarà ovviamente fondamentale, perché dovete considerare che c'è un certo numero di presenze che va mantenuto, e quindi va registrata in qualche modo anche il fatto che la persona recuperi successivamente la lezione, insomma la diretta, perché questo costituisce presenza comunque. Okay? Quindi diciamo che il format viene adattato anche alle esigenze personali. La diretta è un consiglio, è un suggerimento, vedrete che è molto utile per chi può organizzarsi. Normalmente, quando parliamo di moduli fine settimana, venerdì, sabato e domenica, intendiamo venerdì e sabato 9:18, domenica 9:13. Al momento, diciamo, a parte qualche eccezione, ma insomma si tenderà a fare in questo modo. Ma non ci sono mai state poi in realtà cambiamenti, quindi l'abbiamo pensato in questo modo. Ci potrebbe essere giusto una variazione di data, ma al momento abbiamo quello che voi vedete è quello che è il calendario, che è stato già posizionato in piattaforma. Il master si articola in quattro grandi aree, quindi non soltanto la psicologia dell'emergenza, che è una, la psicotraumatologia, che è un'altra, tutta l'area delle urgenze e delle emergenze ospedaliere. È un'area molto apprezzata da tanti colleghi che già lavorano in ambito ospedaliero e che lavorano, per esempio, nei reparti intensivi, nei reparti di rianimazione, piuttosto che il pronto soccorso. È un'area molto ben presentata, se posso dire. Io ne faccio parte, ho lavorato tanti anni al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Oltre alla direzione della dottoressa Fernandez, c'è anche il professor Franceschi, che è il primario del Policlinico Gemelli, quindi è una persona molto sensibile, molto veramente disponibile a un lavoro integrato con la figura psicologica, appunto nell'area sanitaria. Quindi ci sarà appunto quest'altra area molto ben organizzata, e poi l'area appunto delle emergenze collettive, dell'ordine pubblico, dell'incidentalità stradale. Ci saranno i contributi della professoressa Anna Maria Giannini, della Sapienza, con la sua equipe, che, per chi sa, lavora da un po' nell'ambito dell'emergenza, e soprattutto nell'ambito del trauma stradale, con la Fondazione ANIA. E quindi ci sarà appunto una parte che verrà anche portata a lezione rispetto a quelli che sono i contributi pratici, professionali e anche teorici, appunto, degli psicologi in care.
Se avete domande, chiedetemi, altrimenti procedo, continuo io. Ditemi pure. Vedo se c'è qualcuno in chat che vuole. Ah, ok, grazie. Quindi per chi ha grazie per il calendario che trovate disponibili. Scusi, posso fare una domanda? Assolutamente, grazie, anzi, così mi Salve. aiuta. Sì, Buongiorno. io sono al lavoro, quindi è un po' difficile. Ho perso i primi 5 minuti. Volevo capire, per quanto riguarda le lezioni, se fossero in presenza o a distanza, perché io lavoro in Croce Rossa a Bari come servizio civile e quindi non potrei venire tutti Allora, i le lezioni sono tutte a distanza, tranne la settimana di settembre che voi vedete in calendario, che appunto vi dicevo è la settimana che si svolgerà in presenza, tornando al vecchio modello, diciamo, al modello già molto utilizzato dal consorzio che quando appunto, diciamo, prima della pandemia utilizzavamo, cioè quello di vedervi tutti in presenza, beh, almeno per una settimana, per la sperimentazione di tecniche simulate. Ok, Ok, tenete questo conto che parlando della comunque blended, giusto? sì, quello esatto, la distanza, cioè l'essere a distanza tutto l'anno e quella settimana in presenza costituiscono appunto la formula blended. Quindi quando siete a distanza potrete seguire le lezioni in diretta nella modalità sincrona il venerdì, il sabato e la domenica fino alle 13. Per chi non ce la potesse fare, potrà recuperare le lezioni delle sincrone, ovviamente accedendo alla piattaforma, perché una volta che siete iscritti, naturalmente avrete la possibilità, insomma, di accedere in piattaforma per avere tutto il materiale, ricevere tutto il materiale, le slide, materiale che vi posiziona il docente e quindi anche rivedere la lezione. La lezione obbligatoriamente deve essere recuperata per chi è assente. Gli altri possono rivederla per proprio, no? Propria necessità, ma in questo caso va recuperata obbligatoriamente perché altrimenti non recuperarla significa certificare un'assenza. Dovete immaginare che insomma, durante il master ci sono, no? Come sempre, un certo numero di assenze consentite che mi sembra non essere oltre il 20%. Quindi. Ok, sulla presenza io vi consiglio, vi suggerisco. Va bene, capisco che potrebbe uno non poter venire perché magari e quindi risulta un'assenza eventualmente, però insomma se ce la fate sarebbe molto, molto bello venire appunto a Roma e fare questa settimana.